Otello ha una mucca che si chiama Zoe. Tutte le mattine Otello la munge e poi la fa uscire dalla stalla. Così Zoe è libera di mangiare l'erba che le piace di più. Ma oggi, quando Otello comincia a mungere la sua mucca, succede qualcosa di strano. «Zoe, il tuo latte è rosa!» esclama il contadino. «Che succede? Non ti starai mica ammalando?» Otello mette un po' di quello strano latte rosa in un bicchiere e prova ad assaggiarne un goccio. «È buonissimo, Zoe! Non ho mai bevuto niente di così buono!» Il giorno dopo, siccome gli sembra che Zoe stia bene, Otello la fa uscire per andare al pascolo. Decide però di seguirla per scoprire il mistero del latte rosa. Zoe cammina e cammina, raggiunge un posto che Otello non conosce. È un prato ricoperto di bellissimi fiorellini rosa. Otello ne annusa uno e sente lo stesso profumo del latte di Zoe. «Ora ho capito perché il latte è colorato e profumato», dice rivolto alla sua mucca. «Ha il colore e il profumo di questi fiori». Felice per aver svelato il mistero, Otello torna a casa, pensando ai buonissimi formaggi rosa che farà con il latte della sua Zoe.